ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. O Gesù, amore crocifisso, non saranno certo le nostre opere e tutto l'impegno umano a meritarci la salvezza. Non sarà certo il sapere umano e tutte le scoperte scientifiche ad assicurarci un futuro di speranza. A salvarci, Signore, sarà solo la Tua grazia, che copiosa sgorga dalla Tua croce. Nella Tua croce noi contempliamo la potenza di Dio, un potere diverso da quello umano. Ecco la sapienza della croce, in un mondo che nulla ti regala, dove si sgomita tra fatica e compromesso, in un mondo che tutto svende, acquista, ruba, depreda e svergogna, il tuo amore incondizionato, Signore, ci è offerto gratuitamente dalla croce, e questo fa ancora scandalo. Grazie, Gesù. A noi basta che la tua grazia trovi spazio nella nostra debolezza. O Gesù, pane spezzato per noi, con San Francesco questa sera ti lodiamo. Ogni giorno tu vieni a noi in apparenza umile, ogni giorno tu discendi dal seno del Padre sull'altare, nelle mani dei sacerdoti di tutto il mondo. In questo santissimo mistero noi contempliamo la tua umiltà, il tuo abbassamento fino alla croce. Donaci di contemplarti con gli occhi di Francesco, per amare i fratelli e le sorelle con il tuo amore, con la tua passione. Donaci di Francesco la freschezza della sua fede, la certezza della sua speranza, la dolcezza della sua carità. Grazie per il dono della tua chiamata, che si fa sentire nella scelta dei nostri giovani. Chiedo a ciascuno di voi in questo momento di pregare fortemente Gesù, che ci doni ancora, che non si stanchi di chiamare, che ci doni ancora sante vocazioni. Grazie Gesù per tutti i giovani, in modo particolare per quei giovani che chiami a seguirti più da vicino. Grazie per Fabio e per Nicola, che da pochi giorni hanno indossato l'abito francescano, cappuccino, e hanno intrapreso l'anno del noviziato. Grazie per Giuseppe, che ha assunto i suoi impegni nella prima professione dei voti religiosi. Grazie per Claudio, Luigi, Giulio e Leandro, che si preparano a vivere l'anno impegnativo del postulandato. Grazie per Marco, Michelangelo, Arcangelo, per Michele e tutti quei giovani che intendono proseguire il cammino di discernimento nella casa di accoglienza.
grazie per il dono del diaconato offerto a Francesco, Matteo e Francesco Graziano. Grazie per il dono del presbiterato offerto e donato a Giuseppe, a Claudio, Stefano e prossimamente ad Antonio. Chiama Gesù, fissa ancora i tuoi occhi su questi giovani. Scegli Gesù, scegli questa sera. Tu hai lo sguardo più profondo del nostro. Hai sotto i tuoi occhi tutti i giovani del mondo. Scegli, scegli ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Chiama giovani dal cuore di carne perché sappiano sentire le sofferenze dell'uomo. Chiama giovani dal cuore generoso perché sappiano offrire una carezza per lenire le ferite dell'uomo. Chiama giovani dal cuore tenero perché sappiano mostrare al mondo la vera forza dell'amore. Gesù, irrora di speranza i sogni dei nostri giovani perché non si scandalizzino mai delle proprie debolezze. Imprimi nei cuori dei nostri giovani la tua passione, come la imprimesti nel cuore del giovane Francesco e di Francesco Forgione, perché sia dolce portare i pesi della vita e nelle prove sperimentino la tenerezza del Padre e il balsamo dello Spirito. Con la tua croce annulla gli effetti velenosi dell'antico serpente e quando la morsa paralizzante dello scoraggiamento tenterà di fermare il loro cammino di sequela, rinnova la gioia della tua chiamata. Il tuo spirito sani le loro ferite perché diventino testimoni della tua misericordia che continua a guarire e a rinnovare la vita di quanti ti cercano con cuore sincero. O San Francesco, reso somigliante al crocifisso, fa che le tue stimmate siano per noi e per il mondo segni splendenti di vita e di risurrezione e che indichino vie nuove di pace e di riconciliazione. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.